Ricorre oggi la 17ª giornata mondiale del donatore di sangue, istituita nel 2005 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si celebra il 14 maggio, nel giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni AB0 e co-scopritore del fattore RH, una ricorrenza che quest'anno ricade in un passaggio critico per le donazioni di questo liquido così prezioso per la vita a causa della pandemia da Covid-19 che ha tenuto lontani dai centri di raccolta. E donatori, le scorte di sangue sono notevolmente ridotte e in vista dell'estate, periodo in cui le donazioni storicamente si riducono, i mesi estivi saranno segnati da forti carenze. La Fratres territoriale Catania Enna Messina ha celebrato sabato scorso la giornata mondiale del donatore di sangue con un evento svoltosi presso il centro direzionale Nuova Luce della città metropolitana di Catania, aperto alle associazioni che si occupano di salute, nel corso del quale è stato sottolineato il momento particolarmente critico per le donazioni. È importante ricordare l'impegno e il ruolo che hanno i donatori in questa importante missione che si sono scelti, e cioè garantire il sangue per chi ha bisogno di trasfusioni. È importante poi dopo riempire queste giornate di significati, della capacità, cioè di riuscire a trovare parole, slogan e indicazioni per far sì che effettivamente poi dopo un numero sempre maggiore di donatori si avvicini alla donazione, per far fronte pure alle difficoltà che si intravedono in questo periodo. Il processo della donazione del sangue è un processo che va dalla vena del donatore alla vena del ricevente. Noi come centro trasfusionale occupiamo la seconda parte, cioè quella della lavorazione dell'emocomponente e della trasfusione al letto del paziente. Ma il primo anello, quello più importante, è quello che si celebra in occasione della giornata del donatore, cioè la donazione del sangue da parte del volontario. Noi facciamo un grande applauso a tutti i donatori, speriamo che ce ne siano molti di più, soprattutto nella nostra Sicilia, che come sapete è una regione che ancora ha bisogno di un forte incremento da questo punto di vista. Temiamo una grossa carenza di sangue a Catania, a Palermo e a Messina, che sono le tre città metropolitane dove abbiamo la più alta concentrazione di sanità, l'alta sanità chirurgica e terapeutica. L'appello che lancio è alla popolazione, agli uomini di buona volontà, agli uomini liberi e forti, a tutti quelli che possono donare sangue, di recarsi urgentemente per tutto il periodo estivo presso i centri trasfusionali e presso le unità di raccolta delle associazioni. In occasione di questa giornata ringraziamo i nostri donatori che garantiscono l'apporto degli emocomponenti ai nostri centri trasfusionali ed invitiamo soprattutto le categorie dei giovani a cominciare ad apprestarsi alla donazione di sangue perché c'è grande necessità e c'è bisogno del loro contributo per cercare di migliorare le condizioni dei centri trasfusionali e per garantire i livelli essenziali di assistenza ai malati che hanno bisogno di questa risorsa.